Con l'IPL2 Olympus esce interamente la famiglia di fotocamere Pen. L'IPL2 succede idealmente all'IPL1, dalla quale comunque si distacca nettamente sia per una questione di feature tecniche, sia soprattutto per una questione di qualità di realizzazione. La macchina è molto più piccola dell'IPL1 ed è realizzata in maniera veramente eccezionale. Immediatamente al primo tocco dimostra una solidità costruttiva assolutamente ineccepibile. È sempre realizzata in plastica e metallo, ma comunque la parte grippata soprattutto e le dimensioni anche dell'ottica sono veramente un ottimo spunto soprattutto per il fotografo che se la vuole portare in giro, in viaggio, in ogni situazione di ripresa. L'ottica è sempre un 14-42 mm, ma veramente molto molto compatto, dotato di blocco. Adesso vediamo velocemente le caratteristiche principali della macchina e poi soprattutto andiamo a vedere anche all'interno del menu quelle che sono le caratteristiche funzionali prevalenti di questa nuova IPL2. Come abbiamo detto, la macchina si distingue prima di tutto per l'utilizzo di un'ottica in kit veramente di dimensioni incredibilmente compatte, sempre dotata di blocco per il trasporto. Nel momento in cui viene estesa dimostra la sua reale dimensione anche nell'ipotesi di zoom alla massima focale. È un 14-42 mm, quindi l'equivalente approssimativamente di un 28-84 mm, quindi il classico zoom di viaggio. Altre caratteristiche tecniche della macchina sono il sensore da 12 megapixel, quindi un'altissima risoluzione, il monitor posteriore da 3 pollici, quindi che passa dai 2,7 pollici della precedente IPL1 ai 3 pollici attuali. Anche la risoluzione sale, precedentemente erano 200.000 pixel, questa volta si tratta di una cifra approssimativamente nell'ordine di 600.000 pixel, non abbiamo ancora il dato ufficiale visto che questa qui è una macchina ancora di preproduzione che ci arriva prima in anteprima assoluta. Il processore a governare tutti questi dati è un TrueQuick 5, le sensibilità ISO a disposizione salgono da 200 ISO fino a 6400 ISO, con la gestione ovviamente del noise integrata all'interno del menu. La macchina è stabilizzata internamente, quindi in varie modalità di stabilizzazione, orizzontale, verticale, automatico, offre differenti formati di ripresa, quindi dal quadrato 1:1, qui definito 6:6, fino al 4/3, quindi a 4:3, che è il classico formato del sensore utilizzato dalle fotocamere di Olympus. Il video, accessibile anche dal pulsante posteriore diretto, nonché dalla ghiera superiore, è un video in alta definizione, standard 720p, al quale possono essere applicati, questa è una cosa molto interessante, anche gli art filter che in questa IPL2 vengono comunque estesi sia per modalità che per possibilità di personalizzazione dei filtri stessi. Notevoli le possibilità di scatto automatizzato, quindi intelligent auto, rivelazione del viso, il tracking della F è continuo, quindi un ottimo F continuo che lavora anche durante la ripresa video. Lo abbiamo provato velocemente e effettivamente pare funzionare molto molto bene. Abbiamo la possibilità di gestire, oltre alla riduzione del rumore, anche la vignettatura. Il video funziona anche in modalità manuale, quindi con la possibilità di impostare, una volta regolata la proprietà del menu, i tempi e i frami per l'operazione del video stesso. La macchina è ovviamente priva di specchio, il sensore è visibile direttamente nel momento in cui rimandiamo l'ottica, è anche dotata di un flash interno. Il flash interno si solleva premendo il pulsante presente sul retro, è di buona elevazione, quindi anche nei ritratti da vicino non dovrebbe dare particolari problemi nelle ombre presenti sul soggetto fotografato. Ghiera superiore che consente di accedere ai programmi di scatto. Molti dei pulsanti posteriori sono personalizzabili, come in particolare il pulsante per l'accesso alla registrazione video. Questo pulsante può essere anche utilizzato per altre funzionalità come il pulsante FN o anche addirittura i pulsanti presenti sulla ghiera posteriore. Introduzione nuova per questa IPL2 anche appunto la ghiera posteriore, prima sempre, che consente di regolare tempi, diaframmi ed altre funzionalità di scatto. Ulteriormente troviamo una ghiera superiore, ci dà la possibilità di connettere un flash esterno, ma anche accessori come l'electronic viewfinder, quindi il mirino elettronico, tramite il contatto a caldo presente sul retro. Questo era presente anche sulla precedente versione della macchina. E comunque una buona possibilità di utilizzo anche quindi in situazioni di forte luminosità ambiente una volta che ci saremo dotati dell'UF esterno. Vediamo velocemente quelli che sono i menu principali della macchina, in particolare la possibilità di scegliere gli art filter, sono 6 a disposizione, ma questa volta nel momento in cui comparisse questo icona in basso possiamo anche andarli a personalizzare, quindi nelle modalità di applicazione. Di questa IPL2 di cose da dire non ne rimangono moltissime, solamente occorre rimandare alla prova definitiva sul campo, che sarà veramente molto interessante per le prerogative tecniche
ed ergonomico della macchina stessa. La macchina salva su schede SD, questo non avevamo ancora detto, modalità XC, quindi anche di grandissima capacità, espressamente pensata per l'utilizzo video. La macchina sicuramente si fa notare appunto per la qualità di realizzazione. È una macchina veramente eccezionale da tenere nelle mani, compattissima e comunque dotata di feature e di funzionalità di utilizzo al passo con le reflex anche di taglio più professionale. La macchina è estremamente interessante, aspettiamo adesso di averla per ancora qualche tempo tra le mani per una prova definitiva sul campo. È la Olympus Pen per gli amici e PL2.